estremamente potente, la sua RGV è stata cronometrata come la più veloce a 280 km orari. Queste sono immagini che si riferiscono alla scorsa stagione, dove Schwanz chiuse il Gran Premio d'Austria con una splendida vittoria, una delle sei colte l'anno scorso, davanti a Lawson, e terzo fu Wayne Rainey. Kevin Schwanz, grande acrobata del motociclismo, ha rifilato a Wayne Rainey un distacco sensibile ma non certo enorme, 3,5 decimi, e vedete come il tachimetro in questo effetto grafico ci dia l'idea delle velocità sviluppate. Variante, accelerazione per arrivare alla curva a ferro di cavallo che vedete alla destra della piantina in basso sul vostro teleschermo, 200 per la staccata e poi una curva da percorrere a circa 170 km orari. E poi qui inizia il tratto più veloce, leggera salita, una semicurva a sinistra a 230-240 km orari e poi ancora rettilineo che sale prima di una S molto molto impegnativa e tecnica, sinistra-destra, che vedrete tra poco. 280 la velocità massima per la Suzuki RGV. La prima fila dunque per Schwanz, Rene, Duan e Pons, mentre Chili ancora reduce dall'incidente in Germania e sofferente alla spalla sinistra, ancora non può guidare come vorrebbe, 1.19.8 il suo tempo, un secondo più attardato rispetto a Pons, apre la seconda fila con il quinto tempo e la sua Honda del team Rock, seconda fila che poi è completata da Christian Sarron, Niall McKenzie, Jean-Philippe Ruggia. La terza fila invece è quasi di mezzo meccanico. Paolo Beltramo è sulla linea, le immagini ci offrono Kevin Schwanz e poi Wayne Rainey di fianco a Michael Duan. A te Paolo, se hai qualche osservazione interessante da fare. Ecco, qui c'è praticamente, ovviamente tutti i piloti partono con gomme slick, c'è un particolare, Schwanz, la team francese, Sarron e Ruggia partono con freni in carbonio, quindi se dovesse piovere il problema sarebbe anche quello dei freni oltre a quello delle gomme, e quindi questi piloti sarebbero ovviamente costretti a fermarsi e le operazioni di... Le indicazioni sul teleschermo vi danno la posizione nella classifica mondiale, che vede leader Wayne Rainey con 94 punti, secondo è Schwanz 67, terzo è Garner, che però non correrà qui, potrebbe rientrare in Olanda, quota 50, quarto è Duan a 45. Wayne Garner si è fratturato il piede sinistro in 9 punti addirittura in una caduta nelle prove libere del Gran Premio di Germania, la sua guarigione procede, ma certo i tempi di recupero sono lunghi e dopo tutto Garner non vuole rientrare troppo presto. Wayne Rainey invece è leader e in caso di corsa lotteria, in caso di bagnato o di problemi, Rainey potrà agevolmente accontentarsi del secondo posto senza perdere le sue...